una scommessa vinta, perché spesso e volentieri le opere teatrali tratte dai film non hanno molta fortuna, però dipende, insomma, di solito la gente viene al teatro e poi dice era meglio il film, perché ha una nostalgia, forse un ricordo. In questo caso molta gente viene e dice era meglio del film, ma di questo noi siamo contenti. Intanto il merito va a Ferzanozfet, che è la storia che tiene incollata la gente alle poltrone, ma in più la messa in scena, lui ha un gusto estetico veramente enorme, quindi si assiste finalmente a uno spettacolo teatrale dove non ci sono solo attori che parlano, ma tende che si muovono, spazi scenici che cambiano, tutto molto fatto con maestria dai nostri tecnici. E poi c'è il coinvolgimento del pubblico, che rappresenta la piazza del paese, dove le cose non si dovrebbero sapere e invece si sanno. E te ne vai da questa casa, anzi te ne vai da questo paese, perché io qua non ti voglio vedere mai più, hai capito? Vattene! E c'è una compagnia numerosa, sono 11 attori, io sono qua a parlare a nome di tutti loro perché sono il più vecchio purtroppo per me, e quindi ho più anni, diciamo, di carriera alle spalle, però sono tutti dei professionisti. C'è la Paola Minaccioni che fa la parte della mamma dei ragazzi, Caterina Bertova che fa splendidamente la parte della nonna, poi ci sono i due figli, i ragazzi, Giorgio Marchesi e Arturo Muselli, c'è Mimma Lovoi, attrice napoletana molto brava nel comico, che fa la cameriera di casa Cantone, Sara Falanga che fa la parte di mia sorella, poi ci sono gli amici che vengono da Roma, che rappresentano la parte di quel mondo omosessuale che noi qua cerchiamo di raccontare bene, Edoardo Purgatori, Luca Pantini e Francesco Maggi. E infine Roberta Astuti, che è una giovane attrice napoletana. Tomma! Ciao papà! Bello, bentornata papà, come va? Tutto a posto? Tutto a posto. Bravo. Abbiamo già fatto diversi teatri in Italia, adesso siamo qui a Foggia e come in tutte le altre parti il pubblico ci decreta alla fine dello spettacolo un applauso enorme, sembra di essere all'opera lirica, e questo vuol dire che lo spettacolo è bello grazie a Ferzan. Con Pio Amedeo non ci vediamo mai perché loro sono da una parte e non dall'altra, però siamo sempre in contatto perché abbiamo condiviso, soprattutto per merito loro, l'enorme successo di Emigratis. Erano molto contenti di sentire che stavamo a Foggia, che è una città che, insomma, giustamente loro amano molto, ma devo dire che ci siamo trovati bene anche noi. Un saluto al Teatro Giordano da Forrest Gump. La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.